Un altro martedì all'insegna della satira, quello andato in onda stasera con la copertina di Maurizio Crozza a Ballarò. Programma a sfondo politico condotto da Giovanni Floris su Rai 3. Un Maurizio Crozza che non si smentisce e va a toccare tutti i punti salienti della nostra situazione politico-economica. E stasera lo fa con l'imitazione del ministro Anna Maria Cancellieri, nella bufera a causa del caso di Gresti. Come noto, il ministro della giustizia avrebbe facilitato, anzi indotto, la scarcerazione di Giulia Ligresti a causa delle disperate condizioni di salute in cui versava nelle carceri di Vercelli. La Cancellieri si dice spinta da motivi umanitari e Crozza la imita cercando di spiegare il suo coinvolgimento, seguito da una serie di telefonate. Sì, forse ho sbagliato a far prevalere la parte umana su quella ministeriale, ma ricordatevi che la parte umana è più grande di quella ministeriale. Quella ministeriale sarà circa 30 kg, quella umana è almeno il doppio. Pensate che solo il mio cuore peserà 28 kg. L'ultima telefonata è rivolta all'ex ministro Gasparri, presente in studio, utilissimo secondo Crozza per chiudere gli sketch, perché quando dice Gasparri giova, la gente ride sempre. E proprio da Gasparri Crozza parte per analizzare un altro fenomeno piuttosto ridicolo. Secondo i membri del PDL, infatti, la telefonata della Cancellieri sarebbe paragonabile a quella intercettata da Silvio Berlusconi alla questura di Milano nel caso Ruby. Telefonate che, a parte l'apparecchio telefonico, appunto, non hanno proprio nulla in comune. La copertina di Maurizio Crozza si chiude con l'imitazione di Renzi, diventato ormai un cult.